Se immobile si fosse chiamato immobiligno, sarebbe un coglione brasiliano. Dato che si chiama immobile, è un coglione italiano. Provedel, Erfaina, Provedel, Provedel, il portiere della Lazio, pareggia, fa gol, cosa che quel cesso, lurido, attaccante più sottovalutato della Serie A, cioè Ciro Immobile, non sa fare. Ciro Immobile ti stava facendo perdere la partita perché si mangia un gol lì davanti al portiere, gliel'ha passata. Che giocatore di merda! E quello deve essere campione dell'Italia. Affanculo. Provedel. Provedel, il bello del calcio al 90esimo. Pon provi. Clamoroso. Clamoroso, questo è il bello del calcio. Il bello del calcio è questo. Erfaina, se Immobile si chiamava Immobiles, era un coglione spagnolo. Immobilic era un coglione serbo, ma si chiama Immobile, è un coglione italiano, un cesso di giocatore. Ringrazia Provedel, ringrazia Provedel, e ringraziate Provedel e ammettete che avete un attaccante di merda, perché Immobile è un attaccante di merda. Semplice, semplice, semplice. Diglielo a Erfaina, diglielo, diglielo, digli una cosa Erfaina. Se Immobile si chiamava Immobiligno, era un coglione brasiliano. Ma dato che si chiama Immobile, è un coglione italiano. Ed è semplice, ed è semplice. È un coglione italiano. È vero che è semplice? È semplice? È semplice? Vedi, è semplice, lo dice anche la mascotte, gli dobbiamo dare un nome. Oh, tutti nei commenti, nome per la mascotte, quello con più mi piace prenderà il nome. Mobiligno, Provedel, il calcio, il calcio. E poi ci chiedono, ma come fate a guardare il calcio? Per questo, un bacione dal doc, iscrivetevi al canale e fino alla fine, forza Juve.